Bene ragazzi, qui Did si va avanti con Minecraft. Quindi ragazzi, nella scorsa parte siamo riusciti a creare il tavolo degli incantamenti. E adesso vorrei anche provarlo, ma facendo solo una cazzata, ragazzi, giusto per vedere come diavolo funziona. Quindi, perché non l'ho mai usato, ragazzi, quindi se io tipo faccio. Perché non mi faccio. Cioè, ce l'ho la spada, Questa spada è anche abbastanza ancora in vita. Se metto un coso, faccio così. Ok, c'ho la spada con affilatezza 1, più 7, 20, 25. Figo, ragazzi, vi giuro, non l'ho mai usato, quindi è fighissimo per me usarlo. Ok, quindi abbiamo questa arma incantata che ci porteremo a spasso solo quando andiamo in miniera o facciamo cose un pochettino più fighe. E quindi direi di andarla a mettere qua, che è dove ci metto le cose un po' più importanti, tipo i diamanti, la spada incantata, questa e questa, perché comunque sono cose strane. Qui invece ci metto roba varia, quindi ci mettiamo gli alberi, ci mettiamo la mela, ci mettiamo la carne marcia, la carne da zucchero. Le canne magari le pianto, va? Ragazzi, in questa parte credo che finiremo la serie. La prima serie di Minecraft, ragazzi, è terminata, ragazzi. Quindi aspettate che. Facciamo così, ragazzi. Prendo anche le cose. E comunque mi serve. Prendo anche le cose. Sì, lo so, non salto sulla terra come mi avete spiegato in tutti quanti. State tranquilli, state tranquilli. Prendo il grano perché è tutto pronto. E poi qua e là non voglio ripiantare il grano, ma voglio piantare il coso, la canna da zucchero, che comunque abbiamo visto che ci serve anche per fare la carta, cosa che io non sapevo per niente. Ok, io direi di metti. So che la canna da zucchero deve per forza essere messa vicino all'acqua. Il grano, no, tipo. Sì, questo qua è vicino all'acqua, però c'è questa corsia di mezzo che non è vicino all'acqua. Quindi io direi di mettere le canne da zucchero, tipo qua. Non posso. Perché non posso? Perché non posso, ragazzi? Come si piantano? Sapete che, no, che non ho idea, vero? Io non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Provo più zero. Vabbè, comunque. Perché non le ho mai prese, mai viste, mai fatte, mai usate. Sapete che non sono per niente un pro di Minecraft. Quanto grano ho? Un casino, andiamocene. Così ci basta. Via questo. Andiamo qua. Do questo grano qua ai polli, così ridono. Ridono i polli. Venite, accoppiatevi, siate felici. Mangiate, 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 mangiate. Olè, ok, così comunque mi danno anche esperienza. Buono. Ora. Cosa c'è qua? Vabbè, ci butto. Allora, minchia, c'è un piccone di diamanti qua. Aspettate che me lo metto qua al molto sicuro. Poi voglio in questa parte finire anche il coso. Avete inteso, no? Cioè la costruzione intorno all'affare, perché voglio farla figa, quindi voglio fare un attimo degli scalini. Credo che 8 siano sufficienti, credo, non lo so, perché comunque l'idea che ho in mente è abbastanza, abbastanza improvvisata adesso, quindi non lo so neanch'io. Se io facessi così, bello, quello è bellissimo. Dovrei riuscire a metterlo bene, cliccando in basso. Ok. Dunque, fatemi vedere. Se io facessi un'altra manche di questi cosi, quindi così tipo. Belli, sì, esatto. Comunque 8 non bastano per niente, ragazzi, per niente. Però è figo, cazzo, ragazzi, così. E poi, sì, basta, così lo faccio. E poi qua faccio così. Dai, ok. Dai, cazzarola. È bellissimo, ragazzi, così, bellissimo. Ok? Ora, andiamocene a fare altri tipo due scalini, ne bastano pochissimi. Quindi così. Vabbè, lo so che due non posso, almeno quattro, però comunque, vabbè. Era per dire che pochi bastano. E quindi abbiamo finito. E quindi. Bello. E quindi. Basta, cazzo! Allora, ragazzi, devo farcela e metterlo. Oh, ma basta! Cos'è una presa? Basta! Ma cos'è? Mi stanno prendendo per il culo. Hopla!
Davvero, ragazzi, vi giuro, non lo sto facendo apposta, mi stanno davvero prendendo per il culo. Oh, figo. È figo. Sì, sono contento. Qui c'è il tavolo degli incantamenti, c'è il letto, c'è la fontana, dormo. Non posso. E voilà, il tavolo degli incantamenti. Fantastico, ragazzi, fantastico. Bene, sono contento. Ok, qui c'è. Ecco da qua, poi si potrebbe fare un bel percorso che conduce all'interno dell'albero. E da lì poi c'è una scala che porta fino una scala a pioli, un po' come quella, che porta fino alla casa che è in cima all'albero. Figo, vero? Sarebbe molto molto figo. Comunque, bando alle ciance, ragazzi. Bando alle ciance. Tavolo degli incantesimi. Fuck yeah. Bene, ragazzi, abbiamo finito. Non ci credo, non ci credo. Costruiremo una Dorothy gigante, costruiremo un magazzino, una torre, un'armatura in diamanti, l'allevamento, la casa a due piani e il tavolo degli incantamenti. Ragazzi, abbiamo finito per davvero gli obiettivi della prima serie. Ragazzi, porca troia. Abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Ora io me ne andrò qua sopra sulla torre a contemplare la fantasticheria del luogo che abbiamo creato. Comunque questo qua lo mollo così senza niente perché mi avete consigliato voi che così sta meglio. Quindi ok. Ragazzi, guardate. Abbiamo creato un ambiente per me immenso. Guardate lì, è immenso quel posto. Quanta legna che abbiamo usato. Cioè, la casa sull'albero lì, se poi vorrete. È qualcosa di bellissimo, ragazzi. È qualcosa di bellissimo. Io sono contentissimo di questa serie. Sta andando davvero benissimo anche come ascolti, nel senso che la state seguendo come pazzi. Sta venendo su una meraviglia, ragazzi. Quindi, non perché butti la canna? Butta là, canestro, canestro, canestro. È davvero fighissimo, ragazzi. Io sono contentissimo di questa serie perché stiamo facendo davvero tantissimo, ragazzi. Davvero un sacco. Quindi sono contentissimo davvero di questa serie. Scusate se lo ripeto mille volte, ma è che sono davvero estasiato da come sta andando bene e anche dalla mole di roba che siamo riusciti a creare, fra l'altro. Comunque, qua ci sono delle uova, mi sa. Eccole. Quindi le prendo un secondo. E divertiamoci. Sapete che io amo tirarle e far nascere i pulcini? Niente. Ce n'è altre? Ce n'è altre? Quattro. Ok. Qual è andato? Va bene, ragazzi. Quindi i polli fanno un casino bestiale. Comunque i maiali sono lì tranquilli. Allora, ragazzi, non so che dire. La prima serie è andata. Sono contentissimo. Davvero, con troppo, troppo, troppo. Vi dico quindi di lasciare qui sotto nei commenti gli obiettivi per la prossima serie, ragazzi. Quindi, dalla prossima puntata incomincia ufficialmente la seconda stagione, ragazzi. La prima puntata credo che cercherò di costruire la prossima, diciamo, area per cioè la nuova sala trofei. Così sarà figa sta cosa. Anche un po' di diorite. E quindi nella prima quindi puntata appunto della seconda serie costruirò quella sala. E poi credo che passerò a fare quello che mi dite voi. Prenderò come in questa serie un tot obiettivi. Quindi vediamo quanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 obiettivi, ragazzi, facciamo 8 questa volta. Questa volta, ragazzi, prenderò 8 obiettivi tra quelli che mi dite voi. Voi me ne potete dire a testa anche 1000. Io, fra tutti i commenti di tutti voi, sceglierò 8 obiettivi e saranno gli ob obiettivi che faremo nella seconda stagione qua su Minecraft. La stagione 0 è stata quella, diciamo, da tutorial. La stagione 1, che è questa qua, che è appena finita, è andata benissimo, ragazzi, sia come voi, come supporto, come like, come visite, come qualunque cosa, ragazzi, e sia come divertimento da parte mia, perché costruire tutto questo mondo è stato fighissimo, perché la cosa bella è che da zero, da questa terra, piano piano, siamo andati a costruire questo.
E per me è immenso, per me è una cosa bellissima perché lo abbiamo fatto insieme. Quindi, grazie di cuore ragazzi a tutti e scrivete qua sotto nei commenti appunto cosa volete che si faccia nella prossima parte, cioè scusate, nella prossima serie. Lasciate un bel mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage e iscrivetevi qua su YouTube. Bella ragazzi, ciao!